proprio per capire quanto il progetto conscious possa rimanere al di là del progetto conscious, cioè quanto possa aver gettato le basi per una propria stabilizzazione come idea e come sistema di funzionamento della rete, abbiamo coinvolto in questo progetto, tramite il garante, il dottore, il professor Anastasia, il professor Giovanni Torrente dell'Università di Torino, che chiedo alla regia che possa essere, ecco, che lo vedo comparire. Ciao Giovanni, che ci racconterà, purtroppo abbiamo tempi brevissimi perché vorrei lasciare comunque la parte finale per il dibattito e la tavola rotonda, quindi con tempi brevissimi ti chiedo lo sforzo di sintetizzare il tuo immenso lavoro sulla valutazione di impatto e la fattibilità e la sostenibilità di un modello tipo conscious. Ti Grazie ringrazio. a te, grazie a voi per l'invito, l'invito a partecipare al progetto innanzitutto nelle sue varie fasi e l'invito per essere qui oggi. Ma allora, la necessità di essere breve è in qualche modo facilitata dal fatto che in realtà su questo progetto abbiamo lavorato soprattutto in due, per quanto riguarda il lato Università di Torino, uno sono io e l'altra persona è Perla Allegri, la quale però purtroppo non può essere qua in questo momento in quanto è impegnata in un'altra ricerca, quindi come dire, il fatto che sono da solo mi rende più facile utilizzare i miei 10 minuti a disposizione per raccontare un po' qual è stato il nostro ruolo all'interno del progetto Conscious. Ma Scusa Giovanni, dovresti provare a abbassare un po' lo schermo perché sennò non ti vedono. adesso mi vedete? Ancora un pochino? Perfetto. Ok, va bene? Benissimo, ti Benissimo. ringrazio. No, no, come stavi prima va benissimo con lo schermo Va bloccato. bene. Perfetto, stai comodo. Perché usiamo sistemi operativi differenti rispetto a Sì. quelli dell'università, quindi insomma io mi vedo in un modo, voi mi vedete in un altro, Sì. va bene? Allora, sintetizziamo brevemente. Noi siamo partiti nell'approcciarci al progetto cercando di usare un metodo che di solito utilizziamo nei nostri lavori sulla recidiva, no? Se l'obiettivo ultimo di un progetto, come può essere quello conscious, è la produzione di sicurezza in senso molto ampio, naturalmente, come dire, quello che ci può interessare è interrogarsi sul fenomeno della recidiva. Tuttavia, qual è il problema? Che spesso, alle volte, gli studi sulla recidiva tendono a concentrarsi in maniera eccessiva su un dato numerico. Se dal casellario giudiziale compare la recidiva di una persona che è stata sottoposta, ha seguito un progetto cosiddetto trattamentale fuori o durante l'esecuzione della pena, ecco che appunto la recidiva è sinonimo di insuccesso, la mancata recidiva è sinonimo di successo del progetto. In realtà occorre adottare una prospettiva un po' più ampia, una prospettiva un po' più ampia che quella che nella letteratura anglosassone, nella letteratura ormai affermata sul tema, viene definito come rientro in society. E rientro in society è qualcosa di ovviamente molto più ampio, molto più complesso rispetto alla mera reiterazione del reato, ma si tratta di valutare sostanzialmente il percorso della persona dal momento in cui cessa l'esecuzione penale ed entra nuovamente nella società. L'approccio del rientro in society naturalmente è particolarmente valido e particolarmente efficace in un progetto come Conscious che, come dire, si occupa di persone che hanno commesso reati particolarmente gravi, in contesti particolarmente delicati come quello familiare, insomma, no? Ecco che lì, allora, nella prima fase della nostra partecipazione al modello, al progetto, abbiamo proposto un modello di valutazione, un modello di valutazione dell'impatto del progetto che ruotasse all'interno di una dinamica socio-economica. Socio, volendo schematizzare, là dove appunto abbiamo proposto un modello di valutazione dell'impatto del progetto che andasse ad analizzare appunto i percorsi di rientro in society della persona, e quindi non semplicemente andare a vedere il casellario giudiziario se fra 5 anni queste persone avranno commesso un reato, ma molto più dettagliatamente il fatto di seguire quelli che sono i percorsi di ingresso in società, anche perché, ho seguito la parte finale dell'intervento che mi ha preceduto, come dire,
Il reingresso in ambito familiare determina appunto il fatto che il reato non è altro che l'ultimo stadio di relazioni molto delicate, che ovviamente si vanno da subito, vanno in qualche modo monitorate. Socio-economico, dicevamo, economico laddove. Io sono sempre stato molto critico sul fatto che la valutazione dei progetti dovesse necessariamente per forza implicare anche una valutazione economica, no? Nel senso che è poi molto difficile monetizzare l'impatto positivo di progetti di questo tipo, no? Cionondimeno noi, gioco forza, ruotiamo all'interno di un sistema per il quale le retoriche pubbliche, le retoriche, possiamo dirlo, anche politiche, ci impongono in qualche modo di dimostrare la convenienza anche di determinate azioni. Questo lo si vede in primis col carcere, no? Sappiamo tutti che il carcere è molto costoso, il carcere ha dei costi fissi molto, molto, molto elevati. Tuttavia, i progetti di alternativa al carcere, periodicamente proposti, soprattutto quelli che si fondano sulla cura, inteso nel senso ampio, sono spesso etichettati col fatto che costano troppo. Costano troppo, soprattutto ai successi che raggiungono. Ovviamente, da, come dire, schematizzazione ovviamente inaccettabile per il fatto che i successi raggiunti dai programmi trattamentali difficilmente si possono monetizzare in mille casi. Noi abbiamo proposto un modello di valutazione, anch'esso non ci siamo inventati, ma che è figlio di una letteratura sul tema, che nel quale abbiamo inserito un numero molto elevato di variabili, un sistema molto complesso, ma utilizzato ad esempio nell'ambito anglosassone per valutare progetti di questo tipo. Tra l'altro, devo sottolineare che per l'elaborazione di questo modello è stato molto importante il contributo dell'associazione Amapola, che ci ha seguito in parte di questo progetto, con una premessa. Che, come dire, il modello è un modello ideale che necessita di numerosi dati di carattere socio-economico, che non è scontato che siano reperibili. Tant'è che l'applicazione del modello in diversi paesi è stata quasi sempre di stampo parziale, laddove i dati non sono sempre disponibili. Il tentativo fatto nel nostro caso di applicare il modello al caso italiano ha dimostrato come dire, la raccolta di alcuni dati in ambito italiano peggio che in altri paesi sia particolarmente difficile. Nel nostro caso è stato pressoché impossibile raccogliere i dati economici sulle spese di giustizia, è stato molto difficile raccogliere i costi socio-economici di alcune fattispecie di reato, insomma. Ciò non di meno, la valutazione che da ultimo abbiamo proposto ha mostrato come, non abbiamo qui tempi per entrare nel dettaglio dei dati, il progetto inserito all'interno di una struttura pubblica che in qualche modo permette di ammortizzare determinati costi, ha un costo relativamente basso, soprattutto se raffrontiamo appunto con gli investimenti anche a livello locale sostenuti per far fronte. Come dire, nell'intervento seguito dalla commissione del reato. Se noi intendiamo l'attività di Conscious in primis come un'attività preventiva, ecco che, come dire, il fatto che sia un'attività preventiva sicuramente dà un plus valore all'attività, appunto, che ne giustifica anche il sostegno economico, che, come abbiamo detto, è una parte assolutamente minoritaria rispetto alle spese sostenute dagli enti locali, in questo caso dalla Regione Lazio, ad esempio nei centri antiviolenza, ad esempio. Da ultimo, credo che mi rimangano 2 minuti, insomma, per dire appunto, ma questo modello che è stato proposto è un modello che vale solo per il nostro caso? La risposta è quasi scontata, no, nel senso che il modello Conscious fa riferimento soprattutto a esperienze che nascono fuori dall'Italia, quindi questo sarebbe banale affermarlo. Abbiamo cercato di indagare due aspetti. Innanzitutto la trasferibilità sul piano giuridico, sul piano strettamente normativo. E ovviamente questa non crea
particolari problemi. Le azioni previste dal progetto sono sostanzialmente, in alcuni casi con alcune forzature normative, in altri meno, sono sostanzialmente trasferibili nei sistemi europei occidentali, con qualche difficoltà in più nei paesi dell'Est Europa, ma non eccessiva. Più complesso il discorso sociale. Più complesso il discorso sociale perché chiaramente un progetto come quello ideato si fonda chiaramente su un'idea di welfare di ampio raggio, di ampio spettro, no? Un welfare che non trascuri nelle proprie azioni l'idea che le risorse dello Stato sociale possano indirizzarsi anche a soggetti autori di reato. In particolare soggetti autori di reato che naturalmente sono considerati riprovevoli all'interno del carcere, ancora di più sono considerati al di fuori, no? Naturalmente qui la chiave è superare un populismo punitivo, che questo sì, più delle norme, può essere di ostacolo all'implementazione del progetto, a favore di un'idea welfaristica in base alla quale appunto il welfare non è solo e soltanto un investimento di risorse pubbliche, ma è uno strumento di controllo sociale che in epoca, no, sino a non troppi anni fa, si è rivelato uno strumento efficace per limitare da un lato i tassi di carcerazione, ma anche appunto il manifestarsi e ripetersi di determinate forme di reato. 10 minuti giusti, mi sembra. Grazie Sì, grazie Giovanni, sia del tuo intervento, una tempistica, devo dire, complimenti, si vede che insegni, che ormai sei calibrato sui tempi standardizzati e preorganizzati. Pazzesco. Stiamo diventando tedeschi anche noi, c'è niente da fare. Senti, no, ti ringrazio moltissimo, soprattutto di tutta Grazie a voi. la collaborazione in tutto il progetto e penso che ci saranno altre occasioni.